Station. This is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, we are ready for the event. Houston Station, we are ready. Station, this is ESA PAO here in the Vatican. How can you hear me? Jules, ESA PAO in the Vatican. This is Space Station. We hear you loud and clear. Very good, thank you. I now hand over to Pope Francis. Good morning, you all. Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della Spedizione 52 e 53. The crew of the 52 and 53 space voyages, space missions. Buongiorno, buonasera, perché... Hello, good evening. Quando sei nello spazio ormai si sa, caro dottor Nespoli, cari astronauti. I cannot hear. Penso che lì, nella stazione spaziale, le giornate scorrono in modo diverso, vero? Ringrazio voi e quanti hanno organizzato questo collegamento che mi dà la possibilità di incontrarvi e di rivolgervi alcune domande. Comincio subito con la prima domanda. Crew, I'd like to begin with the first question. L'astronomia ci fa contemplare gli orizzonti sconfinati dell'universo. As you're contemplating the unbounded limits of the universe, da dove veniamo, dove andiamo? It makes us think about where we come from and where we're going. Dottor Nespoli, alla luce delle sue esperienze in light of your experiences in space, qual è il suo pensiero your sul posto dell'uomo regarding the place of the man in the universe? Santo Padre, questa Holy Father, è una domanda complessa. This is a complex question. Io mi sento una persona tecnica, un ingegnere. Mi trovo a mio agio tra le macchine, tra gli esperimenti. Quando si parla di queste cose molto più interne, da dove veniamo, rimango perplesso. È un momento un po'... It is a moment that is... discorso molto delicato. Penso che il nostro obiettivo qua è quello di conoscere il nostro essere being, è quello per riempire la conoscenza and to fill our knowledge to understand what's around us. But on the other hand, an interesting thing is that the more we know, the more we realize how little we know. I would like so much that people like yourselves, not only engineers, not only physicists, but people like yourself, theologists, theologians, poets, writers, philosophers, could also come into Spain. This certainly is what the future will provide. I'd like to see you here to explore what it means to have a human being in space. What it means to have a human being in space. What you're saying is true. In questa sala, in this hall, di cui vi sto parlando, from which I'm speaking to you, si trova, come vedete, we have, as you can see, un arazzo artistico ispirato al celebre verso an artistic rendition della Divina Commedia, on which is based on the Divine Comedy, that love moves us toward the stars. Che senso ha per voi? What sense would this statement have for you as engineers? Che senso ha per voi chiamare amore la forza? Referring to as love, the force that moves the universe. Santo Padre, vorrei il mio collega Holy Father, Alexander I would like my colleague parola, Alexander Mizushkin to speak to you also in Russian.
Thank you. Здравствуйте, Ваше Святейшество. Good morning, Your Highness. Это очень Your Holiness. Важный вопрос, и, It is a very important question. Гораздо важнее было бы And of course, узнать, it would be much more important for us to know what you think about this for us and for everyone. But if you ask me, just a simple man, I want to tell you that now here in my free time I listen to audiobooks. And one of them is called The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. And the best example of what is love is perhaps shown in this book. Because there's a little boy and he was ready to give up his life to return and to protect and to care and to love for his one only flower, the creature that was closest to him. And this is love in my understanding. Thank you. Santo Padre, spero Holy Father, non l'abbiamo sorpresa con il russo. Lei ha la capacità di avere una traduzione, lì o lo dobbiamo sintetizzare noi velocemente? Translation, we have to sort of summarize it rapidly. Meglio è sintetizzare velocemente. Quickly and rapidly summarize. Il collega Alexander ha fatto una risposta molto bella in russo che io adesso tradurrò un pochettino così velocemente. Fa riferimento a un libro che sta leggendo in questi giorni qua sopra per riflettere il piccolo principe di Saint-Exupéry e fa riferimento alla storia del ragazzo che dà volentieri o darebbe volentieri la propria vita per tornare e salvare piante e animali sulla terra. On earth. And sostanzialmente l'amore è quella forza che ti dà la capacità di dare la tua vita per qualcun altro. Mi piace quella risposta, è vero. I like that response, and it is true. Senza amore, without love, non è possibile dare la propria vita per alcun altro. Love for someone else. Quello è vero. That is true. Si vede che we can see that lei ha capito quel messaggio. An important aspect, tanto poeticamente spiega a Saint-Exupéry che voi russi that you, avete the Russians, nel sangue, nella have vostra in your blood, tanto umanistica, in your tanto strong religiosa. Humanistic qualities, questo, as well as religious. This is a beautiful thing, and I thank you for it. One thing I'm curious about. Dicono che solo le donne sono curiose. Anche noi uomini siamo curiosi, no? Also, che cosa vi ha motivato a diventare astronauti? Che cosa maggiormente vi dà gioia nel tempo che passate nella stazione spaziale? E così. And so on. E Santo Padre, lascerei il microfono a due colleghi, il collega russo Sergei Azansky e il collega americano Randy Bresnik. Russian, and to Randy Bresnik, the American colleague. Your Holiness, we are representing here different countries, different people of our planet. And each of us has its own story, its own way to become cosmonaut or astronaut. And its own history. My story started with my grandfather, who was main chief engineer and participated in first man-built satellite Sputnik. And for me, it's a great honor to continue what he was doing to fulfill his dreams, because space flights is future of all humanity. And spaceflight is always frontier for new technologies, new science, and new approaches.
Sergei ha detto che la sua ispirazione è stato suo nonno. Suo nonno è stato uno dei primi pionieri dello spazio, ha lavorato al satellite Sputnik, il primo satellite che ha volato sulla Terra, era uno dei responsabili della costruzione del satellite. Lui ha preso ispirazione da suo nonno, ha voluto seguire le sue tracce, perché secondo lui lo spazio è interessante e bello, ma anche molto importante per noi come esseri umani. And Your Holiness, in my personal opinion, what gives me the greatest joy every day is being able to look outside and see God's creation, maybe a little bit from his perspective. People cannot come up here and see the indescribable beauty of our Earth and not be touched in their souls. Quello che vedo io qua è una prospettiva incredibile, è la possibilità di vedere la Terra un pochettino con gli occhi come li vede Dio e vedere la bellezza e l'incredibilità di questo pianeta. As we see that the peace and serenity of our planet as it goes around at 10 kilometers a second and there's no borders, there is no conflict, it's just peaceful. And you see the thinness of the atmosphere, it makes you realize how fragile our existence here is. And that as we work here on the space station and within our international partnership, we hope that that example of what we can achieve together is an example for the world and all of humanity, so that as we work to get more access to space and more people can see that perspective from space, that maybe humanity's future is a lot better than the one we have now. E la nostra velocità orbitale di 10 km al secondo, noi vediamo una Terra con degli occhi diversi, vediamo una Terra senza confini, vediamo una Terra dove l'atmosfera è estremamente fine e labile e guardare questa Terra in questo modo ci permette di pensare come esseri umani, di come tutti dovremmo lavorare assieme e collaborare per un futuro migliore. Assieme e collaborare per un futuro migliore. In quella risposta response, mi è piaciuto tanto which I liked so much, quello che voi due avete detto, you, no? The two of you have said, lei, primo, you, è andato alle proprie radici per spiegare questo. È andato dal nonno. You went to your grandfather. E lei? And you, che viene dall'America, è riuscito a capire che la Terra è troppo fragile. È un momento che passa. 6 chilometri al secondo, ha detto il dottor Nespoli. È una cosa molto fragile, fina l'atmosfera. Tanto capace di fare del male, di distruggersi, no? E lei è andato proprio a guardare con gli occhi di Dio. Il nonno è Dio, le radici e la nostra speranza e la nostra forza. Ma mai dimenticare le radici, questo a me fa bene sentirlo. E da voi. Grazie. Vaticano, Stazione Spaziale Internazionale, ci siete? From the Vatican, Space Center, are you there? Vaticano, Stazione Spaziale Internazionale, ci siete? From the Vatican to the International Space Center,
for space station. Are you there? Station, this is ESA-PAO. How can you hear me? Now we can hear you, Jules. We thought we lost you for a while. Station, this is ESA-PAO for a voice check. Now we can hear you, Jules. We thought we lost you for a while. Okay. E viaggiare nello spazio modifica tante cose che si danno per scontate nella vita quotidiana. Ad esempio l'idea di su e di giù. Vi domando, c'è qualcosa in particolare che vivendo nella stazione spaziale vi ha sorpreso? E c'è al contrario qualcosa che vi ha colpito proprio perché ha trovato conferma anche lì in un contesto così diverso? Grazie Santo Padre per questa domanda. Lascerei la parola al collega americano Mark Van der Hei. Mark Van der Hei, to speak. Holy Father, what surprised me is how approaching something from a different perspective can make something that's very familiar seem unrecognizable. Mark dice che l'ha sorpreso è che qua nello spazio trovi delle cose completamente diverse che sembrano le stesse ma non riconoscibili. Sometimes when I'm working on something very close to me, I'll get focused on that and not realize that I've rotated around. Then when I go to another module, when I approach it from a different side that I didn't expect, that place, it's kind of unsettling at first when I'm trying to understand where I am. E ogni tanto mi avvicino a qualcosa da un angolo completamente diverso e all'inizio rimango un po' sconcertato perché non riesco a capire dove sono, a capire che cos'è. So that's been very interesting. What has been surprising to me that hasn't changed is that in this environment where we don't really need the concept of up and down, to get my bearings, I still have to decide which direction to perceive as up in order to be able to make sense of things. Quello che non è cambiato invece è che anche qui dove non c'è più il su e il giù, per riuscire a capire dove sono e trovarmi in questa situazione devo decidere io dov'è il su e il giù. E quindi stabilire il mio microcosmo, il mio micro universo con i miei sensi i miei sistemi di riferimento. Questa è una cosa propriamente umana, la capacità di decidere, the capacity to decide, to make decisions. Mi sembra interessante la risposta perché va anche alle radici umane. Goes back to human roots. Adesso, se voi avete la cortesia di ascoltare e fare un'altra domanda. You have the courtesy to listen to another question. La nostra società è molto individualista. Our society is very individualistic. But instead, what's essential to life is collaboration. Penso a tutto il lavoro to all of the work che c'è dientro un'impresa come lies behind an enterprise like yours. Potete darmi qualche Could you give me some examples, significant examples of collaboration in your environment in the space station? Santo Padre, un'ottima domanda, lascerei la risposta al collega americano Joe Acaba, che è di discendenza portoricana. Who is of Puerto Rican descent. Santo Padre, es un gran honor hablar con usted. It's a great honor to speak with you. The International Space Station is a great example of international collaboration, as you can see by the crew members that we have up here from various countries, and the work we do every day, work talking to the different control centers around the world. We have the United States, we have Canada, Japan, Russia, and the 9 countries from Europe. But what I find very interesting is the individuals that make up this collaboration. It is our diversity that makes us stronger. And I think we need to embrace
who we are as individuals and respect those around us. And by working together, we can do things much greater than we could do as individuals. Joe ha ricordato come qui per lavorare qua sopra c'è una cooperazione tra nazioni svariate nel mondo, ci sono c'è l'America, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Russia, il Giappone, il Canada, 9 nazioni europee, e ha ricordato come queste nazioni lavorano assieme per ottenere qualcosa che è al di sopra di ognuno di loro. Ma una delle cose importanti e interessanti che ha detto è il fatto che ognuno di noi porta una diversità, e queste diversità messe assieme fanno un insieme molto più grande di quello che è, che quello che sarebbe la persona singola. E lavorando così assieme in questo spirito collaborativo per andare oltre, questo è il modo per noi come esseri umani di uscire fuori dal mondo e continuare questo viaggio nella conoscenza. Voi siete un piccolo palazzo di vetro, eh? You are a little glass palace. La totalità è più grande della somma delle parti. E questo è l'esempio che voi ci date. Grazie tante, cari amici. So much, my dear friends. Vorrei dire cari fratelli, like to say, dear brothers, perché vi sentiamo come rappresentanti di tutta la famiglia umana nel grande progetto di ricerca che è la stazione spaziale. Vi ringrazio di cuore per questo colloquio che mi ha molto arricchito. Signore, benedica voi il vostro lavoro e le vostre famiglie. And your families. I assure you, I will pray for you. E voi, per favore, and you, hopefully, please, per me. We'll pray for me. Thank you. Santo Padre, a nome di tutti, voglio ringraziarla di essere stato con noi oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è un posto dove facciamo tanta ricerca, dove andiamo a cercare le cose di tutti i giorni. That on a daily basis, I thank you for having brought us to a higher level and to have pulled us out of this daily mechanic environment and to make us reflect on things that are greater than we are. Thank you again. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you to Pope Francis and all participants. Station, we are now resuming normal operational communications.